Ciao a tutti dal MUFFA, oggi abbiamo un ospite, il dottor Marco Uliana, curatore entomologo del Museo di Storia Naturale di Venezia, che oggi ci fa compagnia per raccontarci alcune storie. L'argomento di oggi è un argomento un po' particolare, parliamo di corna e voi direte perché cosa c'entrano le farfalle con le corna? Beh, in realtà il MUFFA e noi ospitiamo anche una collezione di altri insetti, di coleotteri, i famosi gioielli a sei zampe. E oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia, la strategia di alcuni coleotteri, insetti particolari che sono caratterizzati da maschi che hanno corna o mandibole molto grandi che vengono utilizzate di solito per combattere con altri maschi. Qui abbiamo qualche specie che rappresenta questa strategia. In particolare abbiamo scarabei rinoceronte, qui vedete due maschi di due dimensioni diverse, qui la femmina senza corna, perché in natura di solito sono i maschi ad avere le corna. Qui abbiamo il cervo volante, e questo è una specie della nostra fauna, questo è un maschio molto grande, qui abbiamo un maschio più piccolo e una femmina. Qui abbiamo messo uno scarabeo Ercole, è uno dei più grandi insetti del mondo che vive in Centro Sud America. L'abbiamo messo montato con le ali aperte per farvi vedere che, come questi insetti riescono a volare. Come vedete, le ali posteriori, che sono molto grandi, sono normalmente a riposo, piegate e nascoste sotto le ali anteriori, che sono poi posizionate a forma di scudi per proteggere le ali e l'animale stesso. Dunque, beh, grazie per essere venuto con noi, tra noi, e allora oggi cerchiamo di capire perché come funzionano queste corna, queste grandi mandibole, no? Avevamo visto che i maschi si affrontano quando specialmente se vicino c'è una femmina, e questo ci ricorda qualcosa, nel senso che anche in altre specie diverse, anche negli umani, succede la stessa cosa. Quindi in questo caso è stato osservato proprio in natura maschi che si affrontano quando vicino sono le femmine che osservano. Il maschio con queste corna combatte e vince chi stacca il maschio, l'altro maschio del ramo, e quindi si assicura poi l'accoppiamento. Ma la cosa di cui vogliamo parlare oggi è una particolarità, cioè in diverse specie è stato visto che i maschi possono avere due o tre forme diverse, e qui abbiamo un esempio. Questo è un maschio chiamato la forma maggiore, che ha delle corna estremamente sviluppate, poi abbiamo un maschio che è chiamato appunto della forma minore, che ha delle corna molto più piccole. Si ignorava il perché un maschio potesse nascere di queste due forme diverse, anche perché uno pensa, beh, più armato sei, meglio è. In realtà non è proprio così. Quindi cerchiamo di capire perché in natura esistono queste due forme, tutte e due devono avere un vantaggio, magari in situazioni diverse, e cerchiamo di capire appunto con Marco, raccontaci tu qualcosa. L'animale per cui si conosce meglio il significato del polimorfismo è questo animale qua grande, più o meno come la mia unghia, quasi un microorganismo rispetto ai suoi parenti giganti che vediamo a fianco, però anche lui è uno scarabeo, particolarmente interessante perché presenta un polimorfismo estremo, cioè le corna ci sono o non ci sono, è un polimorfismo di tipo on-off. Lo sviluppo o meno delle corna si decide durante la crescita della larva. Cioè, se la larva ha abbastanza da mangiare, quindi raggiunge una certa taglia limite, allora si innesca quell'interruttore che poi determina la produzione delle corna. Se la larva resta sotto quella dimensione, le corna non crescono. Gli adulti con le corna si associano a una femmina e insieme a lei costruiscono con molta fatica un nido che scavano in profondità e che poi riempiono di cibo per le larve, in realtà di sterco, è quello di cui si nutrono. I maschi controllano, anche sorvegliano il nido che stanno costruendo e che stanno curando, evitando le attenzioni per proteggerlo dalle attenzioni degli altri maschi. Quindi le corna servono a quello? Le corna servono a lottare contro altri maschi che vorrebbero sottrarre le risorse, il nido, la femmina, il cibo che hanno già accumulato.
cosa succede? I maschi più piccoli, senza corna, riescono comunque ad adottare una strategia vincente anche in queste circostanze. Non possono tenere testa ai maschi con le corna, quindi non cercano la lotta, ma aspettano, stando un po' in disparte, aspettano il momento di disattenzione del maschio proprietario per introdursi nel suo nido, o addirittura scavano un tunnel parallelo e poi raggiungono il nido da sottoterra. In questo modo, diciamo, riescono a raggiungere la femmina che sta deponendo le uova all'interno e si accoppiano con lei. In queste circostanze riescono addirittura a essere più efficaci del maschio proprietario, perché quando sono larve, nel momento in cui decidono, diciamo per così dire, di non produrre le corna, reinvestono quell'energia che risparmiano dal corno, la reinvestono nello sviluppo di un apparato riproduttore particolarmente efficiente. Quindi sostanzialmente, diciamo, si accoppiano poco, in fretta, con la paura di essere scoperti e scacciati dal maschio, però durante questi eventi rari e veloci riescono ad assicurarsi comunque una discendenza prolifica, che poi viene curata e accudita dai proprietari del nido. Ah, quindi se un ontofagus non mangia tanto, il maschio si sviluppa di piccole dimensioni, non sviluppa le corna. Sì, non ci prova neanche. Non deve costruire un nido, non deve mantenere la femmina, non deve combattere. Fa lo scroccone. Esatto, ha un apparato riproduttore più efficiente di quelli che nascono più grandi con le corna e si riproduce comunque con successo. Esatto. Quindi... in effetti devo dire che se uno dovesse scegliere tra le due strategie, comunque funzionano tutte e due, se no non esisterebbero ambedue, giusto? Assolutamente. Ah, ottimo, mi viene anche in mente la storia di quel pesce, del pesce persico, il persico sole, che è un pesce di origine nordamericana che vive adesso anche da noi, è stato importato per mangiare larve di zanzara, in cui alcuni maschi per accoppiarsi fingono di essere femmine, sì. Così eludono i maschi dominanti che li scambiano per femmine e loro entrano nell'harem e fecondano le femmine. Quindi devo dire che chissà se nelle storie umane ci sono dei parallelismi con queste diverse strategie. Non so, ce lo devo pensare. Penserò un attimo. Grazie Marco per aver partecipato a questa puntata del MUFFA. Questa simpatica storia di corna. Esatto, grazie per averci prestato la tua formazione da bacherozzologo, perché studia appunto i coleotteri. Si dice coleotterologo, giusto? Sì, le rare volte che è necessario dirlo si dice così. L'hai mai detto tu di te? Salve, sono un coleotterologo. Cerco di glissare su questa parola. E così. Fai bene, diciamo, perché... No, comunque la sua specializzazione sono proprio questi insetti. Grazie per averci raccontato questa storia che fa sia sorridere, ma è sicuramente molto interessante. E ci vediamo la prossima volta per la prossima puntata del MUFFA. E grazie per averci seguito. MUFFA con 3F.